A 40 anni di distanza, quali i risultati ottenuti e qual è oggi la funzione specifica dell'istituto? Si partì proprio dalle devastazioni che molte ville subirono durante il periodo delle guerre mondiali. Da questo nacque un sentiment, soprattutto alimentato da uomini di cultura, che portò alla nascita prima dell'ente e dopo dell'istituto, che ricordo l'Istituto Interregionale. Ricordo anche che attualmente noi abbiamo catalogate come ville venete circa 4.300 ville in Veneto e 360 in Friuli. Quindi una base di partenza notevole di Villa Veneto. In questi anni la funzione dell'istituto è stata duplice. Oltre una funzione, se vogliamo chiamare trasversale, quella di custode della memoria di queste ville, fatta anche in collaborazione. Negli anni poi sono nate anche varie associazioni private che perseguivano la stessa finalità generale dell'IRP, con le quali c'è ancora una feconda collaborazione, perché è inutile nascondercelo, sono talmente tante le ville che è fondamentale fare rete assieme. Però il centro di questa rete deve essere l'IRP, e questo che quindi l'IRP vuole continuare a promuovere, cioè essere il centro di un'azione di promozione, ma soprattutto di consapevolezza, di conoscenza e di valorizzazione di questo sterminato patrimonio. Ed è su questa azione che in questi anni, in questi 40 anni, l'Istituto ha agito, cioè proprio sulla conoscenza e diffondere un sentimento della necessità di preservare un patrimonio che spesso, ancor più che noi veneti, ancor più che noi italiani, è conosciuto, amato, apprezzato dagli stranieri. Vi posso assicurare che ci sono ville venete per le quali, se andate a vedere la lista dei visitatori, la maggior parte è fatta di visitatori stranieri, proprio perché sappiamo, insomma, l'eccellenza delle ville venete, ville in buona parte palladiane, tutta l'architettura e il sistema della Villa Veneta, all'estero ha veramente un'attenzione e una ricaduta notevolissima. Accanto a questo, un'altra funzione che l'Istituto ha portato avanti, sta portando avanti e contiamo di rafforzarla ancora di più è quella di noi diamo dei contributi e assistiamo anche con dei mutui i proprietari, i gestori delle ville venete, proprio perché vogliamo essere i primi attori che aiutiamo gli stessi proprietari e gestori di ville. Quindi, se andate anche sul sito, tra l'altro vi spoilerò una cosa, stiamo rivedendo completamente il sito dell'IRV, che penso verso giugno uscirà il nuovo sito, in un'ottica molto più mobile friendly e molto più orientata proprio a promozione delle ville e conoscenza delle ville venete. In questo senso, già adesso comunque sul sito trovate i contributi per i mutui, per il restauro delle ville, che sono degli interventi, soprattutto in un periodo come questo, i tassi di interesse nostri sono tassi particolarmente vantaggiosi, aiutano molti proprietari di ville a fare degli interventi su ville che poi possono essere interventi che riqualificano la villa non solo dal punto di vista architettonico e storico, ma anche come apertura di una parte magari della villa per iniziative, come dicevamo prima, che potrebbero essere di enogastronomia, di conoscenza del territorio e così via, che combaciano proprio con quello che il territorio stesso chiede. In questo senso avvieremo un'iniziativa perché vogliamo, dopo un po' di anni, riascoltare tutti i proprietari delle ville e i gestori delle ville, quindi vorremmo fare un percorso partecipativo con questi soggetti per aggiornare il loro sentiment nei confronti dell'istituto, in modo da poi poterci relazionare anche con il nostro stakeholder principale, l'IRVA, l'ente strumentale della Regione Veneto, per porre in essere azioni strategiche più mirate e ancora più aggiornate.